involtini di vitello alla pizzaiola. Ingredienti: 200 g di fettine magre di vitello, 100 g di carne macinata, un uovo, 50 g di parmigiano grattugiato, 100 g di fegato di vitello, 50 g di fontina, aglio, origano, olio, sale e pepe e poi 200 g di passata di pomodoro. Per preparare gli involtini di vitello alla pizzaiola dobbiamo preparare una farcia molto particolare da mettere all'interno delle fettine. Quindi prendiamo le fettine di vitello magre, le tagliamo a metà e poi con l'aiuto del mattarello le allarghiamo leggermente rendendole più sottili. A questo punto le lasciamo da parte e prepariamo la farcitura con della carne macinata alla quale aggiungo qualche cubetto di fontina, poi unisco anche del fegato tagliato a cubetti ed infine un pochettino di sale, aglio tritato e schiacciato sul tagliere e un uovo con del parmigiano per addensare il composto. Una volta ottenuto il composto bello denso e solido, riempiamo tutte le fettine di vitello, le arrotoliamo e le richiudiamo con l'aiuto di uno stuzzicadenti a fagottino. Poi in una padella antiaderente mettiamo a rosolare olio ed aglio, aggiungiamo i fagottini infarinati per ottenere una croccantezza maggiore nella parte esterna e poi quando incominciano a dorare completamente aggiungiamo anche abbondante passata di pomodoro fresco. A questo punto copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere per qualche minuto. Quando i fagottini saranno quasi pronti, sul tagliere tritiamo dell'origano freschissimo, piuttosto abbondante, e poi lo buttiamo in cottura. Spegniamo il fuoco, amalgamiamo bene l'origano con tutto il sughetto dei fagottini di vitello e impiattiamo mettendo la salsa sul fondo, i fagottini adagiati sopra e guarniamo con un ciuffo di origano fresco. E questo è il piatto, un piatto davvero semplicissimo, molto gustoso grazie alla sua farcitura.